tutti i dispositivi medici sono classificati in 4 classi diverse, da 1 a 3. Prima di cominciare volevo salutare quel ragazzo che mi ha salutato in biblioteca, non ricordo il nome perché io con i nomi sono veramente una bestia, però colgo l'occasione per dire anche a tutti gli altri che se mi vedete in giro per l'università io probabilmente avrò una faccia del tipo... Perché uno, non ci vedo nonostante gli occhiali, e due, non so mai se la gente mi guarda perché magari vede i miei video o mi segue su Facebook, oppure perché magari ho qualcosa in faccia, i capelli strani, mi sono vestita male, e quindi non lo so, io tendenzialmente guardo sempre male la gente, mi rendo conto di questa cosa, però voi se mi vedete e avete piacere a salutarmi, salutatemi, perché poi vi fa piacere anche a me, nonostante la mia faccia iniziale e la mia velata sociopatia. Partiamo subito con il video di oggi. Oggi parliamo di classificazione dei dispositivi medici perché lo sto facendo per un corso che sto seguendo questo semestre. Ho chiesto sui social, in particolare su Instagram e Facebook, a chi mi segue su quei social appunto se poteva essere di interesse. Mi avete risposto sì, quindi eccoci qua. D'altro canto penso che sia importante anche parlarne perché per me è scontato che ci sia una classificazione dei dispositivi medici, però mi rendo conto che per chi non è del settore o non studia queste cose non è così banale. Partiamo subito col dire che appunto la classificazione è fatta in base alla potenziale pericolosità, cioè più il dispositivo medico è a contatto con una parte più delicata, come ad esempio diretto al cuore, e più ovviamente le regole da seguire per il produttore per produrre appunto questo dispositivo o per tutto l'iter che poi seguita per vedere se il dispositivo medico funziona e funziona bene, le regole sono sempre più ferree, sempre più rigide, appunto perché si vuole proteggere il paziente nel miglior modo possibile. Come dicevo prima, sono 4 classi, non so perché non siano 1, 2, 3, 4, ma sono 1, 2A, 2B e 3. Sono rimasta malissimo quando l'ho scoperto, davo per scontato che almeno una cosa sarebbe stata facile, invece no. Partiamo dai dispositivi medici di classe 1, che ovviamente sono quelli meno pericolosi. In generale sono 3 tipi di dispositivi medici, ovvero quelli invasivi, quelli chirurgicamente invasivi e quelli non invasivi. Per quanto riguarda quelli invasivi si parla di invasività rispetto agli orifizi, ad esempio i guanti da chirurgo, e non sarò qui a dilungarmi su che cosa ci fa un guanto da chirurgo dentro un orifizio. Ovviamente questi dispositivi invasivi sono considerati per uso transiente, quindi per brevissimo utilizzo, ad esempio immagino per l'esame della prostata, lo dovevo dire. E se non sapete come si fa un esame della prostata e siete dei maschi, malissimo, perché dovreste saperlo. Poi ci sono i dispositivi che sono chirurgicamente invasivi, che viene da dire surgically... surgicamente, perché in inglese si dice surgically invasive. Si considerano in questo caso i dispositivi che sono riutilizzabili e ad esempio sono quelli che vengono utilizzati all'interno delle operazioni, quindi ad esempio le seghe, no? Gli scalpelli, fanno delle cose orribili dentro le sale operatorie, comunque tutti quei dispositivi chirurgici. Infine, nella classe 1 sono inseriti tutti i dispositivi non invasivi, che sono considerati per lo storage, che in italiano si dice, oh mio Dio, deposito. Non è proprio corretto, però tutti quei dispositivi per lo storage, quindi per il deposito e immagazzinamento di sangue o in generale di liquidi corporei o organi, tessuti e cose del genere, come ad esempio la siringa, però la siringa senza ago, perché con l'ago, che è più pericoloso, quindi l'ago è... entra nella pelle, quindi è invasivo in modo brutto, quello passa in 2A. Naturalmente in classe 1 va a finire anche tutto quello che non è presente nelle classi più alte. Ad esempio gli elettrodi non invasivi, quindi quelli superficiali, sono considerati in classe 1, anche gli stetoscopi. Così. Passiamo alla classe successiva, che è la classe 2A. Anche in questo caso troviamo
Dispositivi non invasivi, invasivi, chirurgicamente invasivi, e troviamo anche un altro tipo di dispositivo che sono i dispositivi attivi. Per i non invasivi si intendono tutti quei dispositivi che servono per immagazzinare sangue, liquidi, corporei, organi, tessuti e cose del genere, ma sono a contatto con un dispositivo attivo che sia in classe 2 o più alta. Per fare un esempio di dispositivo non invasivo appartenente alla classe 2A, vi posso dire i frigoriferi dove si tengono le sacche del sangue o comunque gli organi, cose del genere. Poi ci sono tutti i dispositivi invasivi. La differenza tra invasivi e chirurgicamente invasivi è che per invasivi si intende sempre che entrano all'interno degli orifizi, tipo la bocca, le orecchie, cose del genere, mentre chirurgicamente invasivi sono che ti taglia la pelle, no? In modo chirurgico, chiaramente, no? Quindi, per quanto riguarda la 2A, quando si parla di dispositivi invasivi, sempre rispetto agli orifizi, stavo venendo dubbio se dicessi in italiano orifizi, ma penso di sì, ormai il mio cervello è totalmente confuso da questo punto di vista. Questo tipo di dispositivi invasivi, sempre rispetto agli orifizi, sono da considerare quelli, per esempio, a breve termine. Io penso che, se non ricordo male, la differenza tra transiente, breve termine e lungo termine sia: il transiente si parla di qualche ora. Breve termine dovrebbe essere entro un mese, e da 30 giorni in su dovrebbe essere considerato a lungo termine. Detto questo, a breve termine, come ad esempio i tubi tracheali. Poi, per quanto riguarda i dispositivi chirurgicamente invasivi, troviamo anche in classe 2A, con la differenza che in classe 1 erano quelli riutilizzabili, mentre in classe 2A sono quelli a tempo transiente, quindi brevissimo termine, breve termine. Però, tipo ad esempio gli aghi. Poi, per quanto riguarda sempre la classe 2A, passiamo ai dispositivi attivi. In questo caso sono tre dispositivi differenti, diciamo tipologie di dispositivi differenti. Abbiamo ovviamente i dispositivi attivi, tra virgolette, normali. Sono tutti quei dispositivi che hanno lo scopo di pulire il sangue dalle medicine, oppure mettere nel sangue le medicine. Ad esempio, mi viene in inglese feeding pumps, cioè ci sono dei macchinari per dar da mangiare alle persone, al paziente, ed è un macchinario che lo fa in automatico. Poi gli altri due tipi di dispositivi attivi sono quelli terapeutici, utilizzati ad esempio sui muscoli, come si chiamano? L'elettrostimolazione per i muscoli, ad esempio, oppure per la diagnostica, per esempio l'ECG, l'MRI, e tutte queste cose qui sono considerate in classe 2. Ah. Saliamo in alto, andiamo verso la zona rossa, diciamo qui siamo sull'arancione, perché stiamo per parlare della classe 2B. Praticamente la classe 2B è molto simile alla classe 2A, solo che all'interno di questa classe vengono messi tutti quei dispositivi che possono supply. Eliana, ce la puoi fare? Aspetta, no, questa me la ricordo. Supply è fornire un'energia ionizzante che potrebbe essere pericolosa, e quindi vengono messi in 2B. Calcolate che già in classe 2B le regole sono molto molto severe. Poi, tutti quei dispositivi, ad esempio, non invasivi, ma che hanno lo scopo, comunque possono causare una modifica nella biologia o nella chimica del tessuto, dell'organo o del fluido corporeo con cui vengono in contatto, e tutti quei dispositivi medici impiantabili, come ad esempio gli stent o le valvole. Le valvole ne abbiamo parlato in un video che vi lascio da qualche parte in descrizione. Anche in questa classe sono presenti, come dicevo prima, i dispositivi attivi. In questo caso sono sempre dispositivi attivi come prima, quindi sia attivi normali, tra virgolette, sia per terapeutica sia per diagnostica, però, come dicevo prima, anche per i dispositivi chirurgicamente invasivi, anche in questo caso sono considerati all'interno di questa classe gli attivi che utilizzano un'energia che potrebbe essere pericolosa per il paziente. Più pericolosa, diciamo così. La classe 3 è quella che mi viene più facile da ricordare, perché è semplicemente tutti quei dispositivi che sono a contatto con il cuore, il sistema nervoso centrale e il sistema circolatorio. Se un dispositivo viene in contatto con una di queste tre cose, probabilmente, sicuramente in classe 3. Oltretutto, in classe 3 sono presenti anche le protesi per il seno, la hip, che sarebbe l'anca, la protesi d'anca, la protesi di ginocchio ce la posso fare. Praticamente possiamo dire che abbiamo fatto un bel recap di tutte queste classificazioni. Uff, molto bene.
Io spero che il video vi sia piaciuto e che si sia capito qualche cosa, perché quando c'è il primo approccio alla classificazione medica, cioè alla classificazione dei dispositivi medici, è un casino capire all'inizio, cercare di fare uno schema mentale, però diciamo che piano piano si riesce a capire il senso e spero di aver trasmesso il senso di questa classificazione. Se vi è piaciuto fatemelo sapere con un mi piace o con un commento qui sotto. Vi ricordo che il canale sta per arrivare ai 3.000 iscritti e che ai 3.000 iscritti ci sarà un giveaway. E quindi condividete il canale, questo stesso video o i video del canale che vi piacciono, perché così arriviamo prima ai 3.000 iscritti e arriviamo prima ai giveaway per voi. Cioè io vi regalo una cosa in base a un concorso, poi vi spiegherò tutto in un video dedicato. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Io sono Eliana e questo è To the Science and Beyond. Sono troppo vecchia per queste cose.